Abbiamo avuto tre sostituzioni forzate, quindi, però non abbiamo mai cambiato l'assetto, il modo di giocare, è andata bene così, abbiamo giocato contro Napoli molto forte, però abbiamo giocato le partite che giochiamo spesso contro queste squadre con intensità, con attenzione, con concentrazione, cercando di ribattere colpo su colpo. Chiaro che il Napoli ha avuto qualche occasione in più, qualche tiro in più, qualcuno anche su palla persa male da noi, però generalmente abbiamo avuto anche noi le nostre opportunità, la partita è stata aperta fino alla fine e credo che il risultato di pareggio alla fine rispecchia la gara. Senti, da Empoli a Torino a oggi con il Napoli, è un Genoa che ha steccato la partita di Empoli, però poi dopo è cresciuto con il Torino, è cresciuto anche quest'oggi. Sì, ha steccato il secondo tempo di Empoli. Poi sul Genova, quando perde, c'è spesso un eccesso di critica. È un Genoa che ha dovuto combattere anche con delle defezioni. Di colpo si è trovata a dover sostituire spesso i giocatori, compreso oggi, e questo è una spada per noi pesante. Però allo stesso tempo c'è da dire che ci ha dato l'opportunità di recuperare qualcuno come Ansaldi, una buona prestazione di Diogo, anche di Figueres, e quindi insomma se esce qualcuno e recuperiamo qualcun altro alla fine i conti tornano. Poi dopo è chiaro che ci piacerebbe riuscire ad avere più continuità, credo che a noi manchino dei punti in trasferta dove non siamo stati capaci di ottenere più risultati, ma la prestazione io ritengo negativa solo quella del secondo tempo di Empoli e una parte del primo tempo di Torino. Poi dopo lì dovremmo migliorare la nostra qualità di punti in trasferta, non, ed è il prossimo obiettivo per riuscire ad allontanarci e a migliorare la nostra classifica. Buonasera mister, salve, buona pace. Le condizioni degli infortunati, come stanno i tre giocatori che sono usciti? Quello messo peggio è Muñoz, mi dispiace perché Muñoz è un giocatore che è un difensore che per noi sarebbe molto importante, visto anche le defezioni di De Maio, di Marchese. E poi dopo invece credo che per Szemajli e Rincón sia un po' insomma, la continuazione dei problemi che hanno avuto in questa settimana, in questi 10 giorni. Io non ho visto un approccio di brutto livello da parte della squadra, anzi, poi è chiaro che abbiamo trovato una squadra aggressiva e l'aggressività poi con il passare dei minuti e l'aumentare della stanchezza è chiaro che un po' diminuisce e le possibilità di giocare sono superiori, però te l'ho detto, con un terreno che ti costringe sempre a fare un tocco in più e avere sempre addosso una squadra con questo tipo di aggressività ti fa diventare difficile giocare a calcio. Però anche nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, cioè, poi nel secondo forse qualcuno in più. Lasciamo perdere l'episodio del rigore, perché al di là dell'episodio lo strano dei nostri numeri è che noi siamo la squadra che ha giocato più palloni nell'area avversaria e siamo una delle poche squadre che non ha mai calciato un rigore. Quindi se la statistica non è fantasiosa, questo dato si dovrebbe riallineare velocemente. Però poi abbiamo sbagliato noi diverse situazioni da gol e pazienza, però io ho visto la squadra viva, con voglia di vincere fino alla fine e quindi va bene, abbiamo trovato una partita difficile, ci abbiamo messo dentro qualche errore, però io della prestazione sono contento. Buonasera mister, Ciao. sembra restato che chiaramente la squadra nemmeno oggi ha preso volo, quindi la situazione della fase passiva è ottima. Le volevo chiedere, solo nella difesa si è sofferto un po' sulla catena di destra, perché Perotti è molto bravo, Calleone e Alma erano stanchi e non riuscivano ad aiutare Isaia. Isaia ha fatto 60 minuti benissimo su un avversario difficilissimo, ma è Perotti e quando punta solitamente l'uomo, il primo lo salta. Quindi siamo stati bravissimi per 60 minuti e poi nel finale in due o tre situazioni ci ha messo in difficoltà, però Perotti se uno prende una partita a caso del Genova mette in difficoltà tutti. Cioè, questo è un grandissimo giocatore, è stato frenato da qualche infortunio di troppo durante la carriera, ma si sta parlando di un
di un giocatore veramente, veramente importante. E quindi è chiaro che quando un giocatore è bravo, nonostante noi avessimo previsto anche di non proprio di raddoppiarlo, perché sui raddoppi lui esce abbastanza bene, ma di dargli una copertura molto ravvicinata. E infatti poi anche l'ingresso di David Lopez era per rinvigorire i raddoppi su Isai, visto che da quella parte abbiamo rinunciato a Carleon per dare più appoggio a Higuain, e quindi sull'esterno in fase difensiva bassa non ci potevamo fare più affidamento. Io non ho visto un approccio di brutto livello da parte della squadra, anzi. Poi è chiaro che abbiamo trovato una squadra aggressiva, e l'aggressività poi con il passare dei minuti e l'aumentare della stanchezza è chiaro un po' diminuisce e le possibilità di giocare sono superiori, però te l'ho detto, con un terreno che ti costringe sempre a fare un tocco in più e avere sempre addosso una squadra con questo tipo di aggressività ti fa diventare difficile giocare a calcio. Però anche nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, cioè, poi nel secondo forse qualcuno in più. Lasciamo perdere l'episodio del rigore, perché al di là dell'episodio lo strano dei nostri numeri è che noi siamo la squadra che ha giocato più palloni nell'area avversaria e siamo una delle poche squadre che non ha mai calciato un rigore. Quindi se la statistica non è fantasiosa, questo dato si dovrebbe riallineare velocemente. Però poi abbiamo sbagliato noi diverse situazioni da gol e pazienza, però io ho visto la squadra viva, con voglia di vincere fino alla fine e quindi va bene, abbiamo trovato una partita difficile, ci abbiamo messo dentro qualche errore, però io della prestazione sono contento. Buonasera mister. Ciao. Fermo restando che chiaramente la squadra nemmeno oggi ha preso volo, quindi la situazione della fase passiva è ottima, le volevo chiedere solo nella difesa si è sofferto un po' sulla catena di destra, perché Perotti è molto bravo, Calleone e Alan erano stanchi e non riuscivano ad aiutare Isai. Isai ha fatto 60 minuti benissimo su un avversario difficilissimo, ma è Perotti e quando punta solitamente l'uomo il primo lo salta. Quindi siamo stati bravissimi per 60 minuti e poi nel finale in due o tre situazioni ci ha messo in difficoltà, però Perotti, se uno prende una partita a caso del Genova, mette in difficoltà a tutti. Cioè, questo è un grandissimo giocatore, è stato frenato da qualche infortunio di troppo durante la carriera, ma si sta parlando di un giocatore veramente, veramente importante. E quindi è chiaro che quando un giocatore è bravo, nonostante noi avessimo previsto anche di non proprio di raddoppiarlo, perché sui raddoppi lui esce abbastanza bene, ma di dargli una copertura molto ravvicinata. E infatti poi anche l'ingresso di David Lopez era per rinvigorire i raddoppi su Isai, visto che da quella parte abbiamo rinunciato a Carleon per dare più appoggio a Higuain e quindi sull'esterno in fase difensiva bassa non ci potevamo fare più affidamento. Bene.